Io vado in cerca di una croce. Vedi, ho un Cristo senza croce. L'ho acquistato presso un antiquario, mutilato e bellissimo, ma non a croce. Per questo mi si è affacciata stasera un'idea. Forse tu hai una croce senza Cristo, quella che tu solo conosci. Tutte e due siete incompleti. Il mio Cristo non riposa perché gli manca una croce. Tu non sopporti la croce perché le manca Cristo. Un Cristo senza croce, una croce senza Cristo. Ecco la soluzione. Perché non li uniamo e li completiamo? Perché non dai la tua croce vuota a Cristo? Ci guadagneremo tutte e due, vedrai. Tu hai una croce solitaria, vuota, gelata, paurosa, senza senso. Una croce senza Cristo. Ti capisco, soffrire è illogico quando non ha senso. Non comprendo come hai potuto sopportare così a lungo. Una croce priva di Cristo è una tortura, il principio logico della disperazione. Hai il rimedio tra le mani. Non soffrire più solo. Su, stasera, dammi questa croce vuota e solitaria. Dammela, non avere paura. Ti darò in cambio questo Cristo mutilato, senza riposo né croce. La tua croce non è più solamente tua, è anche e nello stesso tempo la croce di Cristo, l'unica croce di quella sera sul Golgota. Su, non avere paura, amico che mi stai vicino, prendi la tua croce con Cristo. Non sarai più solo a soffrire. La porterete in due per le strade polverose del mondo, il che vuol dire dividerne il peso. E finirai per abbracciare e amare la tua croce una volta che Cristo sarà in essa e ti accorgerai che stasera avrai abbracciato Lui. Insieme leggiamo la preghiera finale. Signore, abbiamo camminato con te e tu grande paziente hai camminato con noi, prima di noi, aprendoci la strada e accogliendo i nostri passi incerti e stanchi. Ad ogni stazione, come luce, abbiamo accolto la tua parola e abbiamo pregato, salve, o croce unica speranza, incrociando le nostre braccia con le tue, per portare le tante croci che costeggiano la nostra vita. Ora il silenzio è sceso su Gerusalemme, e noi riaccolti da te, accanto al tuo sepolcro, sostiamo, preghiamo, attendiamo. In compagnia di Maria, madre accogliente, speriamo che il nuovo giorno verrà e lo accoglieremo nella fede. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portando la croce andate in pace. Quindi diamo grazie a Dio.